Il programma è offerto da CPL Concordia. È sempre accanto a te, in ogni momento della tua giornata, per dare nuova energia ad ogni tuo istante, in armonia con l'ambiente. Energia, gas, fonti rinnovabili. CPL Concordia. Energia che migliora la vita. Buonasera da Roberto Salvini, ben arrivati a questa nuova puntata di Obrigado Italia. Beh, ci stiamo avvicinando verso la finalissima. Saluto innanzitutto Riccardo Este. Ciao. Buonasera Riccardo. Roberto, buonasera a tutti. Allora, ci stiamo avvicinando a questa finalissima che, insomma, in un certo senso chiuderà una parentesi di sport, di emozioni, di colpi di scena. Insomma, poi avremo modo di parlarne insieme ai nostri ospiti. Innanzitutto devo ringraziare Riccardo, ringraziamo tutti quelli che ci seguono da tutta Italia, tantissime mail, tantissimi consigli, pareri, ospiti da voler. Insomma, grazie. C'è un'email che tra poco scorrerà. Eccola e che qua. Quindi potrete prendere nota per colloquiare con noi durante la puntata. Tanti ospiti, ma prima di tutto iniziamo con la bellezza femminile. Le nostre mondialine. Allora, qua. Facciamo un applauso alle nostre ragazze, Milena, Arianna e Maria Eli, che fanno parte anche del concorso di bellezza Miss Stella del Mare. Siete pronte? Tutto bene? Allora, voi come sempre andate alle ali, sinistra e destra, e invece per quel che riguarda la nostra amica farà un pochino da trattino d'unione con la nostra redazione. Prego, prendete postazione. Buon lavoro. E allora iniziamo a salutare i nostri ospiti. Un gradito ritorno, un amico simpatico, sempre pimpante, si dice giornalisticamente sul pezzo, Massimo Buscemi, ben arrivato. Buonasera, buonasera, bentornato. Buonasera a tutti. Grazie. Sempre pimpante dall'aspetto non si direbbe. Mi aspettavo anche che dicessi bello perlomeno. Bello, vorrei che dopo questa è una trasmissione dove si dice sempre la verità. C'è ancora un'oretta, se io brucio tutte le jolly a finire bello lui, dire una grossa bugia. Però sai, okay. Gusti sono gusti. Invece chi è bella, bellissima. Vedi? Eccola qua. Ben arrivata da Santo Domingo, Edu Alvarez Castillo, ben arrivata. E poi Diego Zappone, con buonasera, lui parleremo di musica, buonasera, di eventi, ma ovviamente di calcio. DJ, attore, animatore degli studi televisivi, di tutto un po'. Di tutto, un mix, di tutto. Roberto Del Conte, ben arrivato Roberto. Ciao a tutti. Devo Ciao. Dire, Massimo, qui voi siete a sinistra e a destra, guarda che anche lui è bello carico, eh? Sì, però quindi, anche a me hai dimenticato di dire che sono bello, hai soltanto detto insomma, Roberto Del Conte. Allora, e questa cosa è grave. Vedi, Un po' per volta. Infatti ti ha mandato qui squizzi. Grazie, tu fai amico. Parte oramai di Confindustria, lo sai. Certo. Vabbè. Questo è Massimo Buscemi. Allora, poi. Paolo Monelli, non solo buonasera. Un giocatore ma anche allenatore di calcio e comunque esperto di questo bomber mondo. Della Fiorentina, della Lazio e del Monza, dove è nato calcisticamente. Bari anche. Professor Giuseppe Di Fede, ben arrivato, con lui parleremo di alimentazione anche nel mondo dello sport. E poi devo dire che abbiamo un ospite con cui avremo anche la possibilità di fare una piccola, diciamo, tra virgolette, svisata nel mondo del sociale, molto importante, perché parleremo di un'interessante iniziativa legata proprio, guarda caso, al Brasile, ma anche legata alla sanità. Fabio Rizzi, Regione Lombardia, Commissione Sanità. Ben arrivato. Buonasera, tra buonasera a tutti i telespettatori. Questa iniziativa ha un testimonial d'eccezione, è l'ex pilota della Ferrari, ora della Williams, Felipe Massa, che avremo in collegamento proprio dal Brasile. Bene, quindi una bella chicca giusto per iniziare. Allora, siete pronti? Perfetto. Rompiamo il ghiaccio. Massimo Buscemi, che voto dai fino adesso a questo mondiale? Ma ti devo dire che fino ai quarti di finale è stata una sorpresa, hanno anche fatto vedere del bel gioco diverse squadre. Secondo me le novità sono state le sorprese,
sono state la Colombia, la Costa Rica, lo stesso Cile e poi la stessa Olanda, però sai, uno è bravo nella misura in cui uno ti permette di far giocare, di essere bravo. Poi nella realtà dei fatti, quando hai visto che l'Argentina e l'Olanda ieri sera non hanno fatto un tiro in porta al di là dei rigori, quindi certo. Poi il grande gioco che dicono... Purtroppo devo dire che il Brasile è una maledizione, ogni volta che gioca in casa... Ecco, al di là del risultato, il 7-1 subito dalla Germania, quanto è sorpresa questa eliminazione del Brasile? Cioè, ma io secondo... Alla vigilia tutti davano per favorito il Brasile, poi favorito visto perché, che non è questa grande squadra. No, favorito perché comunque tu sai che giocando in casa hai sempre, a parte l'Italia, che noi italiani anche in queste cose non siamo capaci, sì, abbiamo, perlomeno arriviamo alla semifinale, come comunque ci è arrivato Brasile. Ma ci è arrivato Brasile come? Con Neymar, che ha segnato quei due gol, un gol addirittura al 118esimo minuto, la stessa cosa vale per l'Argentina, con l'esterno che poi si è fatto male Di Maria, cioè partite soffertissime, però ti devo dire che di fondo secondo me come complesso è il più scadente degli ultimi 40 anni, veramente, non c'era... Io ho visto Fred che gli danno delle valutazioni di 40 milioni. Il Brasile milioni. È più brutto degli ultimi 40 anni. L'hai visto anche te, è bastato che mancasse Thiago Silva. Ma sentiamo Roberto Le Conte e poi Paolo Monelli. Chi è bravo? Hernanes? No, dimmi, parliamo. Sono d'accordo con te perché secondo me è stato un buon campionato del mondo. No, qui parliamo di Brasile. Io ho capito, scusa. No, io ho detto fino ai quarti quando c'è stato. No, io ho capito, scusa, ho sbagliato. Io ho capito il campionato del mondo nel complesso. Dice il più brutto degli ultimi 40 anni. Sono d'accordo. Per questo sono d'accordo, perché secondo me è un Brasile diciamo favorito, perché giocando in casa è normale che tu sia favorito, però nel complesso con poca qualità, poca organizzazione, perché l'abbiamo visto anche l'ultima partita contro la Germania, non si possono prendere 7 gol, che potevano essere 8-0 8-0 dopo 9. Per cui secondo me a un certo punto c'è da dire che la mentalità dei tedeschi è quella di non fermarsi mai, però alla fine secondo me si sono fermati perché se avessero continuato a giocare al massimo avrebbero potuto davvero fare anche più di 10 gol. Ma da calciatore è giusto fermarsi quando c'è manifesta superiorità oppure bisognerebbe andare avanti fino alla fine e farne anche 40 per dire? Com'è secondo te? In teoria non bisognerebbe mai fermarsi. No, in però pratica, perché tu sei un buonista come tutti gli italiani. No, dico in teoria. Ma perché ti devi fermare? Pratica, è uno sport. Nello sport cosa conta? Molte volte il più forte. No, ma quale il rispetto? Il rispetto glielo dai assegnando 10 gol, non fermarti a giocare. Un 7-0 se la Germania ha tirato un po' il freno. Ma la Roma ha dato 7 gol al Catania. Sembrava che fosse Andromeda alle porte scee, le lacrime, poverini, avete colpa. Diego Zappone. Ma dai. No, io a me fa sorridere il fatto che si è parlato molto, non so voi, di questa famosa psicologa, no, regina. Sì, ha fatto un gran risultato, devo dire. Dopo sentiamo anche i medici. Mi sono visualizzato la scena di questa, insomma, chiamiamola maga, come vogliamo, che va durante gli allenamenti e fa tutto lo magia del movimento, no? Cioè provate a immaginare la scena, che poi il risultato è... Invece io ho trovato questo Brasile che ha avuto, secondo me, troppa voglia, c'è stata troppa voglia, nel troppa senso pressione. Di vincere, c'è stata troppa pressione. E quando si fa il così... Il mondo brasiliano è così, soprattutto nel mondo del calcio. Se tu vai in Brasile te ne accorgi. Però vi volevo dare una chicca. Prima, un mese prima dell'inizio del campionato... Hai fatto la busta bianca, con scritto il nome... Un mese prima... Quello l'ha fatto in un'altra televisione. Che non c'è più, oltretutto. Non confondere le televisioni. Non è che tu giri in tante televisioni. Non è che dobbiamo... Esatto. Però in quella busta c'era scritto una cosa che tu non hai letto. Sì. Allora, lo volevo dire. Ha chiuso la TV. Un aneddoto. Non ci crederete, ma il 71% dei brasiliani era convinto di vincere il campionato del mondo. Capisci? Il 71, 7-1, 7-1. Per questo c'era anche Felipe Scolari, immagino. Caspita. Comunque guardate che c'è una assonanza tra il Brasile e il Milan. Cioè lui giustamente, ma perché ne devi approfittare per attaccare il Milan? No, per dire, arriva la psicologa. Cosa c'entra? Arriva Sidor,
si porta la psicologa. Ma perché voi arriva allora, ma perché voi intervistate arriva... la psicologa, no. Non ve la ma potete da noi permettere. Non c'è no, all'Inter ci vuole lo psichiatra, uno psichiatra all'Inter. Mentre noi abbiamo la psicologa, noi abbiamo la adesso abbiamo dei medici in studio, adesso vi facciamo visitare perché è arrivato Toina, ha cominciato a licenziare tutti. Ha fatto bene. Avevate più dipendenti della Fiat. Stiamo parlando dei mondiali, del Brasile, che ha preso 7 gol. Paolo, al di là che poi la partita ha preso un'altra piega, avresti, se fosse stato possibile, giocato di nuovo il jolly del cambio portiere olandese sui rigori? Ma la partita, secondo me, lui ce l'aveva anche in mente. Poi ci sono state alcune situazioni, alcune sostituzioni che ha dovuto fare per forza. Però io l'avrei rigiocata, perché se mi è andata bene una volta, giusto, perché non riprovarci? Anche perché dopo sono bravi tutti a parlare, a dire le cose, però certo, credo che poteva essere una soluzione importante, anche perché quello che Cilesen lì non ne ha azzeccata una, veramente. Anzi, secondo me un paio di rigori potevano essere parati, potevano un paio di tiri. Sì. Ma vogliamo parlare di Romero? Ma vogliamo parlare della Sampdoria? Che la Sampdoria gli paga 1.700.000 euro netti all'anno e lo manda a svernare a Monaco, dove l'altro cervello non è neanche un brutto posto. Lo mette in panchina. Fammi sentire, e poi si dimostra più bravo il dottor Di Fede e poi anche Fabrizio. Allora, dal punto di vista fisico è un mondiale abbastanza. C'è stata un'ansia da prestazione, quindi in realtà un peso del risultato, no? Quindi immaginiamo questi poveretti, tra virgolette, che sono lì con tutti gli occhi del mondo addosso. Fondamentalmente l'ansia da prestazione ha giocato uno scherzo pazzesco. Quindi si sono giocati tutta l'adrenalina che avevano caricato prima del campionato, se la sono giocati col primo gol. E lì gli sono. E poi un'altra cosa, non si può puntare una squadra su un giocatore che era o Neymar due. Sì. O Thiago Silva, cioè, Thiago Silva e Neymar, esatto. Ecco, ma l'aspetto climatico, per esempio, molti hanno parlato di questa difficoltà giocare per esempio alla una, piuttosto che com'è secondo lei? Ma ci adattiamo, fondamentalmente la determinazione mentale ti fa superare qualsiasi cosa. Quindi quando c'è una determinazione, voglia di fare, ma senza l'ansia da prestazione, per forza il risultato. E questo si vede. Anche perché c'era un cambio. No, perché tu senti passare di ansia da prestazione, subito sei interessato all'argomento. Due domande telegrafiche. Ti spieghi che non è la stessa cosa. La differenza che fa tra un buon giocatore, un fuoriclasse e un campione qual è? Quella di riuscire a gestire la tensione. Ovvio. Giusto? Quindi, se nel Brasile c'era solo uno che gestiva e gli altri 10 non gestiscono, c'è un qualche cosa che non funziona a livello di convocazione. Il capitano cosa fa? Due, cosa bisognerebbe fare per evitare che ci sia questa ansia enorme, me lo spieghi? Ma ci vuole un leader che sappia gestire la squadra, vedi capitano, e ci vuole un allenatore che sappia gestire il leader e la squadra, cosa che non è successa. Quindi nel Brasile abbiamo giocato col cuore, questo è il risultato, col cuore non si vince, vince chi fa gol. Una cosa su cui riflettere è questa: voi sapete che, insomma, che noi italiani siamo usciti dal mondiale, ma in realtà non abbiamo visto, Riccardo, persone che disperate piangevano per strada come invece è successo in Brasile. Fabio, volevo chiederle questo: il Brasile è un'altra realtà, per il Brasile il calcio è un po' una grande fetta della vita, anche perché va a compensare, ahimè, delle cose che non ci sono anche dal punto di vista della qualità della vita. Quindi lei che, diciamo, ha avuto modo e ha modo di avere un termometro preciso, visto questa operazione che state facendo, di cui poi nella seconda parte parleremo, in questa sorta di gemellaggio sanitario tra l'Italia e il Brasile, ecco, che idea si è fatto dal punto di vista dell'importanza del pallone nella società brasiliana? Ma il pallone, il calcio in Brasile, lo sport nazionale, è vita, è proprio intrinseco nel DNA dei brasiliani, e quindi sono normali queste scene, ma se torniamo indietro di qualche anno succedeva anche da noi, perché evidentemente quando determinate popolazioni, determinati cittadini hanno delle altre difficoltà, forti difficoltà nella vita, riversano tutto nel calcio, come è successo anche da noi. Da noi adesso non è successo, non perché non viviamo particolari momenti di difficoltà, ma perché questa squadra non ha mai saputo trascinare il tifo, fin dall'inizio, fin dal suo esordio. Per quanto riguarda però il Brasile, io vorrei aggiungere un piccolo particolare che non viene molto considerato.
che questa è una squadra costruita all'ultimo momento con giocatori che giocano nell'altro continente, giocano in Europa e soprattutto hanno perso quella, secondo me, attaccamento alla bandiera tipico del brasiliano. Non hanno giocato con la testa, ma non ho visto nemmeno il cuore. È una squadra sicuramente molto scarsa, la peggiore non degli ultimi 40 anni, ma credo da sempre per quanto riguarda il Brasile. Una delle accuse però della stampa brasiliana questa, di non avere nessun giocatore che gioca in Brasile. Certo. Assolutamente. Una delle grandi. E questo è importante, ma al di là del non essere abituati a giocare assieme, che questo vale un po' per tutte le nazionali, mi sembra che abbiano perso quell'amor di patria che contraddistingue. E anche quell'amalgama, perché Riccardo, leggevo su un quotidiano sportivo che sembra che Cafu sia stato fisicamente cacciato dagli spogliatoi dal presidente della federazione. Lui era andato per consolare, diciamo, i giocatori in quanto estraneo alla squadra. Ti risulta? Mi risulta, l'ho letto sul giornale, poi non so, credo che sia vera comunque questa notizia. Certo. E mi sembra abbastanza grave perché Cafu, diciamo che è stato il Brasile, ha vinto due mondiali. Per cui credo che sia un giocatore di uno spessore. Chiediamo un attimo al massimo, Edu Alvarez, quanto conta l'attaccamento alla maglia alla propria terra? Tantissimo, no? Forse i brasiliani sono stati poco brasiliani. Non hanno giocato con il cuore, veramente. Forse loro si sentivano molto accoccolati nella loro terra e non hanno dato proprio il calore, la forza che dovevano dare. Certo. Massimo, cosa volevi aggiungere su Cafu? Vuoi dire qualcosa? No, volevo dire che comunque è vero che, volevo rispondere a Paolo, che ti sorprendi dal fatto che non abbiano fatto entrare nello spogliatoio, ma tieni presente che da noi succede ancora peggio. Cioè, da noi i settori giovanili solamente da adesso, da 2 anni, vengono chiamati gli ex giocatori di calcio. Prima pigliavano gli esterni, non sapevi chi fossero. Cioè, i Maldini, cioè, lo stesso Albertini adesso si è inserito. Prima te stesso che hai giocato, sei stato un grande campione, sei mai stato interpellato per fare qualche under, qualche roba, no, cioè, certo. Prendano sempre quei 3 o 4 e la roba. La più grande operazione di marketing, il vincitore in assoluto di questi mondiali è stato Prandelli. In assoluto è stato Prandelli. Ma sì, perché lui che era il Don Bosco dell'oratorio, cioè lui codice etico dove voleva lui, allora Balotelli lo perdoniamo, quell'altro no. Perso, non ha neanche detto perché. L'unico gesto che ha fatto ha detto: rifiuto i soldi e me ne vado. Ma dacci una spiegazione. Con un contratto in tasca, certo, con il Galatasaray. Dacci una spiegazione. Con qualche milioncino dal Galatasaray in tasca. Esatto. Cioè, bravo. Dobbiamo aggiungere anche questo. È facile fare così. Bravo. E questo, molto, cioè, veramente, noi diciamo, al Brasile manca il cuore. Ragazzi, ma da noi, fino a cinque anni fa non cantavi l'inno di Mamede. Velocemente, Roberto, dai, tu che sei un polemista. Il problema è legato a un nome e un cognome. I soldi, dollari. Questo problema sta venendo fuori negli ultimi anni, soprattutto in questo settore. I brasiliani che non giocano più in Brasile, che vanno fuori e che guadagnano una paccata di soldi, secondo voi possono sentire sentono più degli italiani? Ma ho capito, ma sto facendo i risultati danno ragione a Roberto Del Conte. Ed è il motivo per cui ogni anno che andremo avanti, ogni 4 anni, nei campionati del mondo, scopriremo che le famose squadre povere verranno avanti. No. Perché così vedi Costa Rica, vedi avanti stavolta, la Colombia, guarda che tutta tanto gente che deve emergere per farsi vedere, ma per guadagnare, ma guarda che tanto vituperato Stoir ha ragione quando dice: non è vero che i campioni possono fare una squadra e farti vincere, perché allora il Costa Rica è costato 25 milioni l'intera rosa, certo. L'Inter 250 milioni e in affanno è arrivato in Europa. Insomma, tu dici che il Costa Rica costa poco. Tra parentesi, scusa, noi facciamo un esempio qua. Certo. Noi qua abbiamo un parterre di Rouen che magari la Rai non ce l'ha. Scusa. Giusto, bravo. Scusa, la mia ignoranza. Siamo tutti. No, magari, sicuramente. Qui non li pigliamo, ma c'è un parterre di Rouen. Io sono figlio di pugliesi. Mi spieghi parterre de? De Rouen. E lui anche francese. Questo francesismo. Il patè, giusto? Allora, no, quello è Frogà. Scusa, Roberto, andiamo in Brasile, perché a proposito c'è una cosa interessante, iniziativa molto importante che vede, insomma, in prima linea la Regione Lombardia, l'assessorato alla sanità. La commissione. In realtà è un'iniziativa quasi personale mia, nel senso che adesso diventerà e sta diventando, è già diventata
iniziativa di Regione Lombardia passata nelle mani del governatore, ma nasce per un rapporto interpersonale di amicizia con Felipe Massa e quando correva ancora in Ferrari e si è cominciato a confrontare su quelli che sono i bisogni che vengono avanti sia in Italia che in Brasile e ci si è resi conto che mentre loro stanno vivendo un grande boom economico e hanno una grande carenza di servizi, noi abbiamo un grande know-how di servizi e stiamo vivendo una recessione economica. Certo. La possibilità di intersecare le due cose e dare delle opportunità di crescita economica alle nostre aziende portando dei servizi a loro. Di qui l'idea all'interno di quella che è la collaborazione nazionale italo-brasiliana, creare un asse, un ponte proprio tra Regione Lombardia e Regione del Goiás, che è quella di natale di Felipe, con un altro amico che è Alexandre Baldi, che è il vice governatore di quello Stato, pensare di creare questo ponte che potesse portare il nostro know-how sanitario, conosciuto al mondo come un'eccellenza, quella lombarda, in Brasile, proprio per impiantare ospedali, impiantare sistema sanitario, portare i nostri professionisti che possano impiantare sistema e fare anche formazione per i brasiliani. Di contro, dare l'opportunità a un paese che, pur essendo molto ricco, sta diventando molto ricco e ancora molto povero, ancora delle grosse sacche di disagio sociale, soprattutto per quanto riguarda i bambini, pensiamo alle grandi malformazioni cardiache che stanno nelle favelas a morire nel silenzio, senza nessuna possibilità di cura, portare questi bambini nelle nostre strutture sanitarie in questo periodo certo. ponte in cui andremo a dare la possibilità di curarsi. In che fascia di età ci troviamo? L'operazione è di rivolta a bambini? È l'età assolutamente infantile sotto i 10 anni, altrimenti certo. non li abbiamo allora, più da allora, vediamo curare. Questo dottore, messaggio che c'è appena... No, scusa un attimo Massimo. È ancora Bergamo l'eccellenza sui bambini? Bergamo, Buzia, Milano, anche Milano. Dipende un po' dai reparti. Certo. Bergamo è molto famosa per la parte cardiaca. Sì. Il Buzzi è un ospedale che inquadra il bambino in maniera. A proposito di questa grande collaborazione, importante collaborazione Italia-Brasile, e allora vediamo cosa ci ha detto poco fa, ci ha registrato questo videomessaggio Felipe Massa. Vediamo. Ciao a tutti cari amici. Sono molto felice di sostenere questo importante progetto umanitario della Regione Lombardia e di Fabio Rizzi per aiutare i bambini delle favelas brasiliane che hanno bisogno di cure specializzate. La Regione Lombardia è l'avanguardia nelle cure ospedaliere ed esporterà questo modello nello Stato di Goiás in Brasile. Io sarò a loro fianco per appoggiare questo progetto che lega Brasile e Italia, la mia terra natale e la mia patria sportiva grazie a Ferrari. Sono sicuro che avremo successo insieme, così spero di regalare presto ai bambini brasiliani la mia prima vittoria in Formula 1 con la Williams. Grazie, grazie. Facciamo un applauso. Complimenti alla Commissione Sanità della Regione Lombardia, Fabio Rizzi, e anche a Felipe Massa. Allora, moltissime domande stanno arrivando in redazione. Noi nella seconda parte avremo modo di leggerne alcune. Siamo quasi alla fine della prima parte, chiuderemo in bellezza con la musica. Prima una domanda al volo, ma proprio al volo. Nuovo allenatore dell'Italia, solo il nome. Io. No, tu, veramente? Caspita, Paolo? Mancini. Mancini. Proprio zero. Temo Mancini. Mancini. Ah, ok. Ma Mancini è quello che ha più credibilità. Quindi Mancini. 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 Io vorrei Conte, ma Mancini. 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 Tra parentesi, perfetto. Mancini ha dichiarato che ci sarebbe lusingato e ha fatto anche capire che sarebbe disponibile a rivedere quelle che sono le sue quotazioni di mercato. Poi magari parliamo anche di chi dovrebbe diventare presidente. Dopo parliamo anche di chi sarà il capo della federazione. Vieni qui al centro del nostro studio perché Edi adesso insomma, canterà una canzone, arriva da Santo Domingo. Calcio a Santo Domingo, seguito molto? Baseball. Calcio un po' di meno. Un po' di meno. Allora, adesso avremo modo, che canzone ci fai ascoltare? Un Guantanamera che ci accompagnerà tutta l'estate, allora, anche questa sera. Siamo questa proprio sera. Nel cuore allora della... Sì, è una versione Latin pop, molto estiva, molto perfetto. Ballabile. Sì. Allora, noi vi lasciamo in buone corde vocali, torneremo tra pochi minuti dalla seconda parte per
parlare di tanti argomenti, il primo dei quali è quello che ha annunciato lui: chi sarà il nuovo presidente della federazione. Musica.
Allora, questa è la scuola Badà Capoeira, ben arrivati. Abbiamo avuto modo di vedere un ballo molto molto particolare, coinvolgente. Vi ringraziamo, facciamo ancora un applauso ai nostri ballerini. Bravi! Voglio ricordare anche il sito www.abadà-italia.it. Grazie. Le coreografie, chi è che ve le prepara? Love, il CT della Germania oppure... era un po', allora, un po' disperato come, come capoeira, no? Mm. È un po'... È un po' così, dopo il 7-1 è dura, Già abbiamo fatto tanto, anche dopo quel 7-1 fare tutti questi movimenti, eravamo in sciopero generale. Intendevo. Buona notte. Grazie. Allora, tu Massimo sei un esperto di questo ballo, mi hanno detto, giusto? No. Algeriati, ricordo, lo insegnano, no? Quando devi muovere. Sì, perché io ho visto che... guardavi ma eri già conosciuto. Infatti con Massa e il dottore facciamo una Joe Venture, io, te e lui, capito, per un'altra situazione. Va bene. Allora, l'alimentazione è stata molte volte tirata in ballo, non solo in questi mondiali ma in generale nella gestione di un campione. Ecco, professor Di Fede, quanto conta, se conta, una corretta alimentazione per un giocatore amatore ma anche assolutamente agonista? Ma prima di tutto stavo pensando come difendermi da qualche calcio che poteva arrivare da questi bravissimi ragazzi. E lì l'alimentazione. E qui, esatto, è vero, certo. Se ti mangi una carbonara prima è un po' difficile muoversi con quell'agilità. Ma loro non credo che mangino carbonara. Penso che noi dobbiamo un po' cambiare mentalità. C'è stato un periodo negli anni trascorsi, insomma, dove si pensava di mangiare in un certo modo, il carboidrato prima, dopo, la prestazione, eccetera. In realtà sono emersi che diversi studi scientifici hanno mai confermato che l'alimentazione corretta e soprattutto personalizzata per ognuno di noi è sicuramente un'arma vincente per mantenere, passo questo termine, il motore in funzione e in, certo, capito, in buono stato per tanto tempo. Pensate soltanto che il recupero dopo una partita in quelle condizioni, il recupero muscolare di quelle persone che hanno giocato ieri fino, certo, ai rigori, nei prossimi giorni sarà veramente durissima, cioè incontreranno una fatica estrema se non sono abituati. Ma cosa gli permette di fare così tanto sforzo e mantenersi magari sani, insomma? Sicuramente l'alimentazione, ma l'idratazione pre, durante e dopo la partita. L'idratazione che non ne parla mai nessuno. L'idratazione, soprattutto in quei climi... L'idratazione con acqua? L'idratazione, bere, esattamente bere. Ma bere acqua o bere, per esempio, acqua? Acqua minerale, con minerali assolutamente in alte concentrazioni. Dottore, posso fare una domanda? Certo. Cioè, c'è stato una specie di primo attrito all'interno del gruppo quando Balotelli, gruppo azzurro, e Cassano... praticamente prendevano più sali di tutto il resto del gruppo, perché dicevano, secondo la credenza, penso che avessero ragione, cioè che chiaramente quando si suda molto bisogna reintegrare i sali. Ecco, perché il resto con i nutrizionisti a ridosso della prima squadra non davano eccessivo risalto a salare? E a salare, a idratare con sali minerali corretti. Guardi, le faccio un esempio. Io abbiamo collaborato nel 2009-2010 a mantenere una squadra d'elite di calcio, di Serie A, si può dire, sì, la sì. Juventus. Abbiamo così concentrato la nostra attenzione sull'alimentazione, scegliendo con un test sulle intolleranze alimentari, scientifico. Due, insegnando a mangiare prima e dopo la prestazione sportiva e soprattutto rispettare un riposo se non si era in condizioni di poter giocare. E questa è l'arma vincente per mantenersi veramente in forma sempre. Certo. Quando, se vi ricordate, immagino, voi siete, dottore, molto più bravi. Dottore, se può alzare la voce un attimo, perché... Voi siete... No, vi ricordate che perdeva 2008-2009? Sì. Dal 2009 ha cominciato a vincere? Sì. Cos'è cambiato? Beh, è cambiato il manico. Il manico, e hanno cambiato solo questo. Ha ragione. Solo questo, però. Dire che no, ha ragione. Il presidente era dirigente della Rinascente. Il team manager ha fatto diventare direttore sportivo. Però Massimo è un manager. Ascolti, è il manager che è il manico che decide anche questi aspetti, no? Che dovevano cambiare l'alimentazione.
Quello, esattamente quello. La cosa che mi dà fastidio è che l'ha fatto la Juve, non al Milan. Lo faremo magari al Milan. Comunque lei dice che bisognava usare più sali, secondo lei? Sì, sì. Oh. Dottore, dopo mi fa la ricetta a me, perché io avrei bisogno veramente, è un caso umano. Le chiedo un'altra domanda, perché lei spiega bene, sono curioso. Sì. La preparazione a Coverciano, quei 15 giorni quando si allenavano in quella sauna, possono aver avuto delle ripercussioni negative o la Germania ad esempio ha dato il fresco per acclimatarsi al clima che si trovava là. 15 giorni non bastano, quindi è stato inutile. Poi c'è comunque da dire che delle partite giocavano al caldo, altre piovevo, cioè non c'è mai stato un clima diciamo uguale per tutti, per cui ci, secondo me, qui siamo a dei livelli dove queste cose secondo me sono relative. La sauna, a parte l'alimentazione che è tutto, ve lo dice uno che ha perso 30 kg. Perdonami, siamo arrivati a un livello talmente elevato che queste cose in una nazionale di calcio come l'Italia le do per scontato, io le devono essere scontate. Allora qui esageriamo. Quindi, noi abbiamo, l'ho detto già in un'altra trasmissione, giochiamo a calcio e il calcio è uno sport di squadra, non possiamo sbagliare nulla. Io sono presidente di una polisportiva e so cosa vuol dire avere centinaia di ragazzi dove devi gestire il ragazzino, il ragazzo, la mamma, il papà, l'allenatore, l'arbitro. Noi non possiamo pensare, ma questi sono dei professionisti. Appunto, ormai siamo arrivati a un livello di professionismo. Questi dovrebbero essere dei professionisti. Cioè, a me il discorso della sauna, scusate, per carità, poi mi fa ridere, capisci? Perché abituati a giocare a un livello così importante, a prendere dei quattrini come si deve, ma non tanto per quello. No, ma è importante avere un obiettivo comune a quei livelli, cioè bisogna concentrarsi più sulla motivazione, quello che dicevamo prima. Ma infatti, prima, ma no? È questo il vero problema. È un po' come nella vendita, il 99% si parla di psicologia, l'1% è la tecnica. È chiaro che chiaramente abbiamo a che fare con dei campioni. Allora, se non c'è un obiettivo comune, dove andiamo? Però secondo me il problema è veramente questo, voglio dire. Continuiamo a cercare tutte le motivazioni possibili e immaginabili sulla preparazione atletica, l'alimentazione. Sono tutti fenomeni assolutamente importanti e fondamentali. In realtà sembrava di vedere quando giocava. Prendiamo Italia e Inghilterra, che è stata la meno peggiore delle partite degli azzurri. Cioè, a me ha ricordato la partita Scapoli ammogliati di fantoziana memoria, cioè non c'era una squadra in campo. Chi dovrebbe dare la motivazione? Ma la motivazione chiaramente viene dal gruppo, l'allenatore, l'allenatore deve dare la motivazione da tanti fattori. Allora, ma la motivazione ha ragione il dottore, ma anche l'allenatore, voglio dire, può dare la motivazione se ha davvero a che fare con dei professionisti. Io no, non è un motivatore. Cioè non c'era proprio il substrato. Questa domanda gliela gente da mandare. Ma secondo te un giocatore di Serie A ha bisogno della motivazione? Secondo me no. E allora vuol dire che questi professionisti non si sono dimostrati dei professionisti. No, fermati un attimo. Assolutamente sì. Scusami, tu hai fatto io da milanista non voglio più vedere Balotelli in campo. Spero che vada via perché è una vergogna a buon nazionale. Livello, per non dire ottimo, per se non ci fosse stato l'infortunio, la gente deve sapere che eri te la punta di diamante, non Massaro. Poi Massaro del Monza di 30 anni fa. Facciamo una premessa che è importante. Ai nostri tempi e anche alla tua generazione le motivazioni era più facile trovarle, perché comunque nessuno di noi aveva già tutto. Ma tu prendi un giocatore di 22 anni come Balotelli, che ha 8 milioni di euro all'anno, cambia 25 macchine, prende 27.000 sterline di multa parcheggiando la Bentley nello stesso posto. Come cavolo fai a dargli le motivazioni? Questo ragazzo è andato a tingere i capelli. Esatto, bravo Fabio. Allora, a proposito, Una domanda a Riccardo, scusate. Ieri Inzaghi, nella sua conferenza stampa, ha dichiarato proprio su questo argomento che uno dei suoi impegni è quello proprio di fare diventare Balotelli un campione. Cioè, la gente però non lo ama, però tutti gli allenatori nell'ordine l'hanno detto, Allegri, Prandelli, è una sorta quasi di sfida professionale, Mancini, giusto? Io l'ho già detto cosa l'unico penso. Che non l'ha detto è stato Mourinho, che ha lasciato fuori 8 settimane. Mi spiace dirlo perché
io non voglio mai attaccare nessuno, ma uno come Balotelli fa solo male al calcio. Punto. Sì. Uno come Balotelli se ne deve andare. Se ne deve andare. Io sono tifoso del Milan. Io non lo voglio più vedere. Ma non puoi dare tutte le colpe adesso per il fallimento del mondiale. Tutti, tutti l'hanno detto. No, non sto dicendo questo assolutamente. Massimo, ma onestamente, se tu fossi stato un presidente di una squadra di calcio di Serie A e avessi avuto Balotelli e il procuratore parlava in un certo modo delle vostre scelte, come avresti reagito? Devi stare molto attento, perché noi siamo un popolo strano. Cioè, noi facciamo uno sgarbo, tra virgolette, ma edulcorato, non a una persona di colore, siamo razzisti. Noi li facciamo arrivare tutti a Lampedusa. Certo. Poi li mutiamo se vendono la borsa sotto fondo, sotto fondo di nascosto. Questi, se vengono, devono vivere. Allora non facciamoli venire, ma se li fai venire cerca, cioè, di... Tu dici l'Italia è un po' il paese delle contraddizioni. Allora, le contraddizioni, veloce, bravo. Diego, no, perché però, a proposito di continuazione... Abbiamo una clip da vedere. Voglio dire una cosa. Dimmi. Volevo rispondere a lui perché è importante. Qui nessuno sta dando una colpa solo a Balotelli. Balotelli è un perno fondamentale, doveva essere un perno fondamentale di questa nazionale, non lo è stato. Lo doveva essere del Milan, non lo è stato. È andato nell'Inter, non lo è stato. Nel City, perché non del Milan? Non lo è stato. Sì, perché nel Milan gioca da solo. Ha giocato tre partite. Gioca da solo. Ha fatto 12 gol. Ha fatto 9 rigori. Lui ha un ottimo 9 rigori. Balotelli ha un ottimo ufficio di comunicazione e marketing. Questa è la verità. Allora, vediamoci. No, a proposito, un punto di grande motivazione. La nazionale del 2006 era una motivazione unica, bravissimo Lippi, però ecco, trovavano dentro i giocatori, allora, dentro la forza di fare. Lì su chi era basata? Su tutto il team. Su tutto il gruppo. Infatti, allora Cristian, si parte al Cristian. Allora, infatti, Cristian Bravatar ci parla della nazionale del 2006, i migliori, eccola qua. Prego. Il Mondiale Magico del 2006 in Germania ha regalato l'ultima vera gioia della nostra nazionale. Nell'edizione europea, l'Italia, allenata da Marcello Lippi, dimostrò una grande unione tra i giocatori. Infatti è difficile trovare un'individualità in particolare che spicchi sugli altri. Ecco allora che del 2006 vogliamo ricordare in modo particolare tre gioielli azzurri: Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo e Fabio Grosso. Il capitano Cannavaro arrivò al Mondiale dopo il caso Calciopoli che investì la sua Juventus. Dopo il Mondiale e la Coppa del Mondo si aggiudicò anche il Pallone d'Oro e il FIFA World Player, prima di passare al Real Madrid. Sul professore Andrea Pirlo si potrebbe dire che quello del 2006 fu il trampolino di lancio verso il firmamento dei top player, ma sarebbe un'inesattezza perché il fantasista azzurro già prima si levò parecchie soddisfazioni internazionali con il suo club, il Milan. Resta memorabile comunque la sua rete contro il Ghana, un gol confezionato da una grande classe. La vittoria di 8 anni fa porta il volto di Fabio Grosso, esterno difensivo del Palermo, che si rivelò la vera sorpresa dell'Italia. Le sue scorribande sulla fascia fecero la felicità degli azzurri e il suo gol contro la Germania in semifinale fu il suo regalo ai tifosi. Regalo di cui concesse il bis nella finale contro la Francia, dove toccò a lui segnare il rigore decisivo. Questi tre campioni cambiarono l'estate di una generazione di tifosi, che ancora oggi ringraziano questi eroi per averli portati tutti insieme sul tetto del mondo. Che bei, ecco, ricordi, complimenti, perché questo è stato il nostro ultimo titolo mondiale. Il discorso di Diego Zappone, il gruppo, gruppo. Gli stessi calciatori, quasi l'identico gruppo del 2006 al 2010, siamo stati eliminati. E forse non hanno più le motivazioni. Allora, vedi che hanno ragione, ha ragione il dottore, ha ragione l'altro dottore. Allora, adesso per dire che le motivazioni, scaldate bene a giorno d'oggi, perché arrivano le domande. Massimo, attenzione, arrivano alcune tra le tante domande che sono arrivate in redazione. Attenzione, perché ogni domanda verrà girata al volo ad ognuno di voi. Prego. Tra le domande più frequenti che abbiamo ricevuto è appunto questa: vedreste bene un ex giocatore come Maldini in federazione in qualsiasi ruolo? Maldini in federazione, lo vedresti si bene? Si parla di Tavecchio, però Agnelli ha detto proprio qualche giorno fa, ha detto Tavecchio non va bene per il nuovo calcio. Allora voglio rispondere alla italiana. Domanda. Io lo vedo bene un giocatore, poi non necessariamente deve essere un giocatore, però lo vedo bene. Per rispondere a quello che dicevi tu,
sul discorso di Agnelli, io sono completamente d'accordo con Agnelli, basta, bisogna metterci una pietra sopra, cercare di cambiare, non sarà facile, ma Tavecchio non può essere il nuovo che avanza. Chi potrebbe essere il nuovo presidente? Ma guarda, io al di là che continuo a dire, l'ho già detto anche in altre trasmissioni, che come presidente della Federazione Italiana del Gioco Calcio ci vuole una persona che si sappia far rispettare, rispettare in Italia e all'estero. Ci vuole uno col pelo lungo così. Nome? Io vedrei bene sia Vialli che Cannavaro. Perché? Chi? Paolo? Vialli o Cannavaro? Ma. Vialli o Cannavaro? Ah, non prenderanno mai, non andranno mai. Vialli l'hanno intervistato ieri e ha detto... Io credo che Maldini possa andare benissimo. Buono, no, Maldini, no. È uno che si fa rispettare. Ci vuole uno come Platini per dire quanto contiamo nel mondo calcistico. Infatti, bisogna muoversi. Siamo l'unica squadra che ha giocato due partite alle 13, e aveva degli spostamenti che erano enormi. Questo vuol dire. Sì, però il modo di ritiro l'abbiamo scelto noi. Di Artemio Franchi non abbiamo e chi più c'è come persona che è in grado di andare là e contare oggi? Ma di certo non Cannavaro. E chi Tavecchio? Tavecchio, rispondimi. Allora ti dirò di più. Dai, Tavecchio è l'ombra di Abete, per favore. Cosa? Dai. Ma non di... ma Abete, non diciamo stupidaggi. Tu lo sai perché è stato lì Abete, ma non lo mi sai. Interessa perché lo sai. Abete allora, è stato lì. Dai. Ma non può essere... è tutto un gioco Tavecchio politico, ma tu, fai bravo. Io non ne voglio fare un problema di Tavecchio o di Abete, io voglio fare un discorso come serio. Come Carrano, 40 sono anni che lì. Sono tutte situazioni politiche gestite negli ultimi 30 anni, quindi vanno cambiate, se vogliamo provare a cambiare, vanno cambiate. Perché ma la legge signori, c'è, sono i decreti che non riesci a cambiare, ha dovuto i fare decreti. Delle cose che non sono state giuste, questo è il problema. Paolo, ti vedresti bene, allora, da capo nome, della federazione, un nome, dai. Un cacciatore, Albertini, che è già lì, Albertini. Maldini, possiamo ancora su Maldini. Maldini, concordo con Albertini. Albertini, veloce un giro. Io Diego. Direi Cannavaro mi piace, secondo me è un bel pelo, napoletano. È uno dei simboli dell'Italia. Aspetta. Parlando, aspetta, Albertini. Non ne fare un caso tuo personale. Vabbè, ragazzi, Cannavaro è stato un capitano. Scusami, devi essere presidente di una situazione e hai alle spalle come ti sei comportato con l'Inter. Non bene, è che vada molto bene. Vediamo anche te un nome al capo della federazione. Dico bene? Dico bene. Calcisticamente parlando. Non mi viene in mente qualcuno. Uno qualsiasi. Allora dai, Massimo, un nome? Prima pensa. Ho detto Albertini, va bene. Albertini, troppo buono. Bravo. Non è in grado di farsi rispettare. Ma né in nazionale vero, né fuori. Albertini è quel signore. Albertini è quel signore che ha pensato e ha avuto la bella idea di fare in modo che i giocatori della nazionale italiana, quando sono partiti per andare in Brasile, metà squadra stava tra i VIP e l'altra metà stava indietro tra la povera gente e la signora che allattava il bambino. Questo è una cosa sbagliata, se non arrivi a quello già da lì parti in maniera sbagliata. Ascolta, Mazzola ha detto Rivera è il nome giusto, ma che la dici? No, non va bene cambiare, Rivera. Cambiare. giovani che avanza. Altra domanda, attenzione, altra domanda. Vai. Secondo voi Prandelli si era già accordato con il Galatasaray? Allora Massimo, c'era già un accordo. Rizzi ha detto che no, assolutamente un po' sospetto sì. L'accordo. Tu dici che era quindi una messa in non scena? Non si fanno queste cose in tre giorni. Sì, non si fanno in tre giorni. Sono d'accordo. Tu cosa dici? Aveva già un accordo perlomeno lo stavo un dicendo contatto? Prima e credo di sì, anche perché lì è stato facilitato comunque dal fatto che tra il suo ex capitano della Fiorentina, il Falugi, è lì Valle, a fare io voglio essere ancora più cattivo, sicuramente l'accordo l'aveva fatto prima e non mi sorprenderei che qualcuno, qualche giocatore che è stato convocato in nazionale, che forse era meglio non convocarlo, forse se lo, ce lo troviamo al Galatasaray. Vediamo. Ma scusami, ma non vai molto lontano. Vediamo se li porti anche tu. Il preparatore atletico della nazionale? È il preparatore atletico del Parma. È il figlio di Prandelli. Certo. Allora, Cassano vediamo... non lo voleva nessuno. Massimo. Improvvisamente è ritornato a Paletta, che è una paletta calcisticamente parlando. Forse non hai capito. Vediamo la stretta attualità. Allora abbiamo detto delle semifinali che hanno scaturito questa finale tra l'Argentina e la Germania. Poi vi chiediamo un parere su questa. Vediamo il tabellone delle partite appunto che si sono giocate nelle semifinali. Il 7-1. Della Germania sul Brasile clamoroso e poi ai rigori l'Argentina che vince sull'Olanda. La finale, terzo e quarto posto, sarà domani sera, sabato, poi grande finalissima a Rio de Janeiro tra appunto per il
per la Coppa del Mondo tra l'Argentina, che rischia di andare a vincere in casa del Brasile, e la Germania. E lì è un disastro. Com'è qua? Vediamoci a livello adesso... di pronostici come siamo messi. Allora, intanto che voi ci pensate, un secondo solo, vediamoci un interessante video, perché avevamo un gioco che sta andando molto bene, Riccardo, è vero? Allora, di chi è questo gol? Uno dei tanti gol segnati dall'inizio storia, dall'inizio della storia dei mondiali, dal 1930 ad oggi. Coppa Riva. E vi chiediamo appunto di chi è l'autore di questa rete. Sapete che il più veloce, che manderà la risposta qui alla nostra email, alle Medio Verità d'Italia, vincerà, la vedete, insomma, è la maglia del Brasile, un gran gol, e vincerà una tessera di ricaricata con 50 euro della SNAI, la SNAI Card, che appunto ha un valore di 50 euro. Perfetto, allora rientriamo in studio, abbiamo gli ultimi veramente dettagli, tante domande, vuoi un'altra, dai. Cosa deve fare l'Italia per la ricostruzione? Cosa deve fare? Diciamo ovviamente una cosa, da una cosa sola, per te, per fare la ricostruzione, una cosa sola, bisogna partire tutto. Da? Mandare via tutto. Paolo? Risanare i vivai e puntare sui giovani. Sui giovani? Assolutamente sui giovani. Sui giovani? Fabio Rizzi? Assolutissimamente. Sì. Giovani? Giovani? Allora, tu stavi dormendo intanto. No, sarò velocissimo. Sì. Sette giocatori della Next Gen, che l'ha vinta Stramaccioni, no, l'Ajax. Nessuno è arrivato in Serie A. Sono degli italiani, nessuno italiani. È arrivato in Serie A. Dell'Ajax 7. Quindi questo vuol dire dare fondamenta, cioè dare fondamenta a cambiare. Quello. Allora, giovani. Secondo me è far tornare l'Italia e la nazionale come un grande obiettivo e come fosse un club, perché ormai è considerata quasi. Poi, tra l'altro, su di te, adesso Diego, faremo vedere che cosa combini nella vita, perché sì, con i tuoi blogger hai fatto delle canzoni che sono diventate anche dei modi di dire. Una addirittura sarà il pezzo dell'estate 2014. Esatto, esatto. Allora, siamo velocemente sulla finale, proprio veloce, chi vince tra Argentina e Germania? Dai, pronostico. Germania. Argentino. Germania. Argentina. Argentina. Sono due grandi popoli. Devi dire uno o l'altra, dai. Io tengo per l'Argentina. Argentina. Perché sono filo italiano. Argentina, ovviamente. Ma anche perché Messi o esplode adesso, mai più. Con te. Allora, introducici il tuo video con cui finiamo. Allora, amici che ci seguite, il nuovo pezzo dell'estate, seguitelo. Io faccio parte dei blogger dopo il Pulcino Pio che ha spopolato due anni fa. Per voi, Loca Gina. Bene, dai, allora, alla prossima, dopo la finale Argentina-Germania. Grazie a Riccardo Este, grazie a tutti voi. Ci guardiamo questo video. L'appuntamento è giustamente con Obrigado Italia per il dopo finale. Sei pronto? Ciao a tutti! Bene, abbiamo chiuso con lui. Ciao! Io sono Loca Gina, mi sveglio la mattina, mi alzo, corro e salto, chi mi può fermar? Son matta da legare, disturbo ogni animale, io non mi fermo più. Bau bau, gli faccio al gatto, miau, gli faccio al cane, faccio al pulcino e chi mi ferma più? Io sono Loca Gina, mi sveglio la mattina, mi alzo, corro e salto, chi mi può fermare? Pio pio faccio al cavallo, alla gallina, io non mi fermo più. Cocodè faccio alla mucca, chicrichì alla capretta, beh, io faccio al gallo e chi mi ferma più? Io sono Loca Gina, mi sveglio la mattina, mi alzo, corro e salto, chi mi può fermar? Ho fatto bau al gatto, ho fatto miau al cane e chi mi ferma più? E anche al pulcino, pio pio, anche al cavallo, alla gallina e chi mi ferma più? Cocodè ho fatto alla mucca, chicrichì alla capretta, beh, ho fatto al gallo e chi mi ferma più? Il programma è stato offerto da CPL Concordia è sempre accanto a te, in ogni momento della tua giornata, per dare nuova energia ad ogni tuo istante, in armonia con l'ambiente. Energia, gas, fonti rinnovabili,
CPL Concordia, energia che migliora la vita.